spoke about trying a little bit, but it's terrible. It is the worst. So, okay, I've done a lot of recreational drugs. Tren affected my mental health the worst. Yeah. I've done crystal meth, crack, all this, coke, Special K, all the above. And Tren, I find, affected my mental health the worst. Irritable, yeah. Angry, anxious, night sweats, horrible acne. It's steroids is like the American dream, okay? It's all fun and games until you gotta pay taxes. And those taxes is your fucking nutsack, your liver, your organs, shit like that. Your fucking hair. Tutti ne parlano. Se lo prendi, il tuo fisico si trasforma. E sempre più giovani ne fanno uso per avere il corpo che hanno sempre desiderato. Altri invece ne stanno lontani perché hanno paura degli incredibili effetti collaterali che può causare. Quindi ti fa diventare un gran figo, ma nel contempo ti uccide. Per qualcuno purtroppo ne vale la pena. E infatti sta diventando sempre più popolare. Trenbolone o Tren, lo steroide più potente di tutti. Un saluto da Simone, vostro nutrizionista e allenatore. Ricordo che ho aperto il gruppo Telegram dove parliamo anche di Tren, di sostanze anabolizzanti, di preparazione, di bodybuilding, natural e non, alimentazione e allenamento. E attenzione, se fai uso di Tren, racconta la tua esperienza con il form che trovi qui sotto. Mi piacerebbe raccogliere dei dati e vedere se veramente tutto quello che si racconta, che si dice sul Tren, è vero o no. Raccogliere quindi delle testimonianze vere, reali, compilando il form che trovi qui sotto in descrizione. Grazie a chiunque prenderà parte a questo studio. Così la smettiamo di dire baggianate, vediamo veramente cosa fa e cosa non fa questo benedetto Tren. Ma partiamo a dire che cos'è. Il Tren è un AAS. Anabolic Androgenic Steroid, uno steroide androgeno anabolizzante, come il testosterone. Però è diverso dal testosterone, perché è un derivato del nandrolone. Fa parte della famiglia dei 19-NOR, con due doppi legami, nello specifico uno tra il carbonio 9 e il carbonio 10, che inibisce l'aromatizzazione. Simo, vabbè, ma parla italiano. Cosa vuol dire? Vuol dire che non ti vengono le tettine come potrebbero venirti con il testosterone, la ginecomastia. E non accumuli acqua, non diventi gonfio come un pallone, come l'omino Michelin. È ben 5 volte più androgeno, più anabolico del nandrolone. Gli effetti androgeni sono quelli mascolinizzanti, quindi la voce da uomo, i peli e quant'altro. Invece, ma c'è anche appunto gli effetti collaterali, androgeno vuol dire anche sviluppare acne, la pelle oleosa e tante altre cose non bellissime. E poi l'effetto anabolico, che è quello che ricerchiamo, no? L'aumento della massa muscolare. 5 volte più del nandrolone. Si dice che sia 3 volte più potente del testosterone, 3 volte. Anche se per i nerd, guardando alcuni numeri, se il testosterone è 100-100, 100 androgeno, 100 anabolico, il trenbolone 185 androgeno e ben 625 anabolico, cioè 6 volte più anabolico del testosterone. Però, secondo altri studi, stiamo sul 3 volte più potente del testosterone e siamo tranquilli. E quindi, per questo motivo, è considerato uno degli iniettabili più potenti in commercio. Ce n'è anche altri, ma questo tra quelli più comuni. È sicuramente uno dei più potenti. Ed è per questo che tutti lo vogliono. Perché tutti lo amano? Perché se ne parla così tanto? Perché è potente, funziona. Zero ritenzione idrica, zero massa grassa, poi vedremo magari non proprio, durezza, densità muscolare, vascolarizzazione. Figo della Madonna, dimentico il Tren. E qualche bella palata di massa muscolare. Infatti nasce negli anni 70 come Finaget. Trenbolone acetato, una sostanza che si dava alle vacche, alle mucche, ai mandi, per farli crescere, specialmente nelle ultime settimane prima del macello, specificamente negli ultimi 63 giorni, quindi 9 settimane, 9 settimane di Tren. Per fare cosa? Per aumentare la produttività della carne, per aumentare la loro massa, la loro massa.
In teoria sia magra che grassa, poi più massa magra c'è, meglio è. Si è visto proprio che aumentava tanto la massa, un po' tutta la massa, e non solo quella magra, poi scopriremo perché. Inoltre, il tren veniva utilizzato con questi animali proprio per aumentare la feed efficiency, cioè l'efficienza dei mangimi. Cosa vuol dire? Che mangiavano le stesse cose e diventavano più grossi, cioè quindi non dovevano nemmeno spendere, non devono perché ancora in circolo si usa ancora. Spendere di più gli allevatori per dare più mangime, più roba da mangiare agli animali in modo tale che crescano di più. Quindi tu gli dai le stesse cose a mangiare, questo si gonfia di muscoli prevalentemente. Quindi aumenta la redditività del prodotto, tanta roba per l'allevatore. E allora arriva subito in ambito bodybuilding. Prima in Europa negli anni 80, poi come lo vedono i gym bro in America, se ne innamorano. Oltretutto il Finaplex oggi, che si inietta nell'orecchio dell'animale, si può comprare. Se vuoi, vai su questo sito e lo compri. No, non comprarlo, non usare il treno. Non usare il treno. Rimaniamo natural o Simo Pagno Coaching, non è nessuno. Non usare il treno. Non usare il treno. Fatto il disclaimer, non usare il treno, possiamo finalmente parlare del treno, che cosa fa, cosa non fa. Vediamo perché tutti ne parlano anche male, perché fa malissimo, perché Larry Wills dice che è the worst, il peggiore. E non solo lui, Philippe, nell'intervista che abbiamo visto, ha detto: ma che cosa lo prendi a fare? Prendi il treno, poi devi prendere Dostinex perché si alza la prolattina. E cosa lo prendi a fare? Per tutti quegli effetti positivi per il bodybuilder, ok, riguardo la composizione corporea. Ma quanti effetti negativi, signori. Adesso li vediamo. Ok, non aromatizza, ma possono venirti lo stesso le tettine, la ginecomastia, perché agisce, si lega ai recettori del progesterone, questo ormone che producono le donne nella fase finale del ciclo mestruale, inibisce questo ormone la produzione di testosterone e, ci ricolleghiamo a quanto detto prima, favorisce la produzione del grasso. Ginecomastia perché si alza, come diceva Philippe, la prolattina. Allora dobbiamo prendere un farmaco che si chiama cabergolina, conosciuto come Dostinex, il nome commerciale, per inibire la cabergolina proprio a bassi livelli di prolattina. Soltanto prolattina, prolattina, pro a favore del latte. Ci fa fare proprio il latte. Proprio, proprio, sta usando il treno e vuoi evitare questi problemi, prendi la cabergolina Dostinex. Dal dottore, io dicevo: dottore, guarda, io sono un pirla, faccio uso di treno, posso avere il Dostinex? E smetti di usarlo? Quali sono gli effetti collaterali androgeni? Peli che ti crescono in parti manco immaginavi, prima sulle spalle, sulla scapola, dici: ma io qua mai avuto peli, ti crescono anche lì. Pelle oleosa e soprattutto acne. Acne ce n'è tantissima. Alcuni no, però attenzione perché tanti invece veramente sviluppano un'acne mostruosa. Rischi di essere pelato? Col treno ancora di più, sebbene non sia un DHT per i nerd questo, no? Che in genere sono i derivati del DHT che stimolano la perdita di capelli e quindi favoriscono la calvizie in chi già è prono a questo, in chi ha già il nonno, il papà, magari calvo, meglio evitare certi farmaci. Ecco, il treno, attenzione, perché anche lui può avere questo effetto, sebbene non sia un derivato del DHT. Fegato. Epatotossico il tren? Non tantissimo come altri, specialmente gli orali, perché non è un 17 alfa alchilato, sempre per i nerd qua. Ma che cosa vuol dire? Questi 17 alfa alchilati sono epatotossici. Quasi tutti gli orali sono epatotossici, cioè fanno male al fegato. Il tren, però, cosa succede? Non fa male al fegato direttamente, ma che cosa si è visto? Che in bodybuilder che abusavano di trembolone c'erano poi enzimi epatici alle stelle, danni al fegato. Quindi può essere che questo sia causato da altre sostanze che prendevano questi bodybuilder, oppure può essere che il tren tanto bene non faccia al fegato e a tutto in generale. Può far bene ai muscoli, ok, però ne vale la pena? Non lo so, vediamo. E il cuore ammazza, il tren ammazza il tuo cardio. Non ce la fai manco a fare le scale che ti viene il fiatone. Primo. Ma parlando proprio di effetti cardiovascolari, quindi di rischio di malattie cardiovascolari, il primo è l'infarto. Col tren ti può venire l'infarto perché ammazza, proprio distrugge le HDL.
High density lipoprotein sono le lipoproteine e il colesterolo buono, per intenderci. Ok, lipoproteine che portano il colesterolo dai vasi sanguigni al fegato, il fegato ci fa quello che vuole, benissimo. Colesterolo buono nell'uomo dovrebbe essere 40, 40. Generalmente col tren arriviamo facilmente sotto i 30, molto probabilmente sotto i 20, e vi posso raccontare che ho visto con i miei occhi valori assurdi tipo 8, 8, 8 qua in Italia. Qualcuno che arriva, sì, ma guarda, questi sono i miei esami, io ho preso questo, quello e quell'altro, 8 di HDL. Risposta di Simo: smetti subito di prendere treno, smetti immediatamente di prendere treno. Ovviamente cosa fa? Abbassa l'HDL, alza l'LDL, il colesterolo cattivo. Wow, festa! Alza i trigliceridi, festa eccezionale! Infarto dietro l'angolo. Specialmente se anche qui c'è una questione di ereditarietà. Mio nonno è morto di infarto, la mia bisnonna pure. Brutto pirla, con tutto il rispetto, smettila di prendere il treno. Se vuoi vivere, smettila di prendere il treno, per piacere. Senza parlare poi della ipertrofia ventricolare sinistra, un altro fattore che porta ad un aumentato rischio di infarto. I tuoi testicoli saranno atrofizzati, atrofia testicolare, sempre più piccoli, più avanti a prendere il tren. E chiaramente inibisce l'asse, diciamo noi palestrati, no? Cosa succede? Che non produci più testosterone quando prendi il tren, non lo produci più, ok? Pian piano poi ti puoi riprendere, dipende da quanto uso ne fai. Però inibisce la produzione di testosterone endogena autonoma. C'è anche quindi una ridotta. Non va. Funzione sessuale. Poi parliamo di uno di quelli che mi affascina di più, che ho visto di più nella mia esperienza, che è. Non dormo. Tremsonia. L'insonnia da treno. Porca miseria, questa c'è. Sì, ho iniziato col treno, mi sveglio 3-4 volte a notte. Non riesco a addormentarmi. Ci sono poi ashwagandha, melatonina, alcuni che funzionano, però okay, ce ne sono tantissimi, poi li vedremo. Però la trensogna is for real, è vera, eh? Cioè, e mi sveglio anche tutto pezzato perché ho la trensweat, il sudore da treno. Si suda di notte, durante la giornata c'è un momento particolare in cui si suda, lo sai? Quando sei magna, prossimo, mangio e grondo, tipico del treno. Tosse così insistente, non con catarro, ma questa tosse secca che va avanti anche 1 minuto, 2 minuti, pesantissima, la treno cough, la tosse da treno. Questo avviene quando si inietta proprio poco dopo l'iniezione. Iniezione, boom, inizia a tossire tantissimo. Consiglio, se proprio ti fai di treno, se proprio vuoi andare avanti a farti di treno, usa il salbutamolo, il Ventolin, lo spruzzino, eccolo qua, ok? Che cosa fa questo simpatico? Beh, a parte lo sponsor Sandoz, pagami Sandoz adesso, pagami. Cosa fa? Broncodilata, Aumenta subito il diametro dei bronchi, quindi riusciamo a prendere più aria. Ti viene la tosse a tre, pam pam, spruzzino e sei a posto, ok? Se proprio devi andare avanti a prendere il treno. E in ultimo, la tren rage, la rabbia da tren. Ah, non ho parlato anche della forza. Il tren aumenta anche la forza. È uno steroide usato tanto anche nel powerlifting per strongman, perché aumenta la forza. Non è, secondo me, questa la dico io, uno dei top per la forza, però diciamo che nella top 5 degli steroidi che aumentano la forza, il tren c'è di sicuro. La tren rage, dicevamo, la rabbia da tren, quindi un cavolo di brutto. Cosa succede? Allora, qui esperienza personale e anche un po' di evidenza aneddotica, leggendo, studiando, confrontandomi, sentendo persone molto più esperte di me parlare. Che se sei già una persona che si incazza facilmente, che si arrabbia facilmente, col treno ti arrabbi ancora di più. Hai una pazienza 2, diventa 0. Hai pazienza 10, diventa 9, quindi non è che ti cambia tanto. Ma se sei già uno molto frenetico e irrequieto, basta, perdi subito il senno, perdi subito la pazienza e mandi a quel paese tutti. C'è anche questo bellissimo studio che hanno fatto pochi mesi fa, probabilmente nel periodo di Covid, dove 16 ragazzi e ragazze australiani, mi sembra australiani, sì,
hanno dichiarato un po' quali sono state le loro esperienze col treno. E c'era uno che ha scritto, mi sembra, urlava a gente perché era incazzato nero, voleva fare a botte subito, un altro nel traffico, una roba del genere. Insomma, porta a questo tipo di reazione. Con la train rage sembrerebbe esistere. Attenzione, perché abbiamo tre tipi di train. C'è il train ACE, il più famoso, il train ACE, train acetato, che è più veloce. Ha un'emivita di 1 o 2 giorni, quindi generalmente si inietta un giorno sì e uno no. Quindi lo fai lunedì, martedì no, mercoledì sì e via così andare. Enantato, con un'emivita tra gli 8 e gli 11 giorni, si fa una volta a settimana, è più lungo. E poi c'è il train EXA, ESA, idro, acqua, benzina, benzene, carbonato. Vabbè, un nome lunghissimo, non si usa più in sostanza. Beh, lascialo stare, perché ce l'hai detto. L'ho detto perché si potrebbe trovare ancora in giro un'emivita di 8 giorni, ma vabbè. Perché è importante sapere questo? Perché dobbiamo vedere gli errori da non fare se proprio ti fai di treno, se proprio vuoi farti di treno. Numero uno è non fare gli esami. Porca miseria, subito, i tuoi esami devono essere perfetti se proprio vuoi farti di treno. Se hai l'HDL e il colesterolo messo male, no, no. Hai ereditarietà con malattie cardiache, no. No, mio nonno è morto di infarto, mio bisogno. No, niente tren per te. Sei una persona che si incavola facilmente, perde la pazienza facilmente, lascia stare il tren. Sei fidanzato, sposato, hai figli, famiglia, o viene anche definito divorzio in una bottiglia. Facciamoci due domande. Divorzio in una bottiglia. Facciamoci due domande. Un'altra baggianata che si fa è partire con l'enantato. Sai, Simo, preferisco fare un'iniezione a settimana. Sì, sì. Ma se inizi ad avere la train cough, se inizi ad avere la train sonnia, la rage, tutti questi effetti collaterali con l'enantato spariscono più tardi. Tante volte, anche dopo 2 settimane, ci sono ancora. Fai un'iniezione, ancora 2 settimane a non dormire, 2 settimane a non dormire. Con l'acetato vedi subito se sviluppi o no queste reazioni avverse e se puoi andare avanti, non andare avanti o meno. Quindi, se proprio devi partire, acetato, non enantato. Andare avanti più di 6-8 settimane, ma non ha senso. Ma non ha senso, perché gli effetti dopo un po' si riducono, quelli ricercati dai bodybuilder, no? Sulla composizione corporea. E spesso si tende ad ingrassare, sembrerebbe questo, per una riduzione del metabolismo basale. Anche influito da mamma tiroide, per cui puoi prendere il T4, la tiroxina, Eutirox per intenderci, è consigliato in chi vuole fare uso di tren per più di 8 settimane, che non ha alcun senso. Fai analizzare anche la tiroide, TSH, thyroid stimulating hormone, l'ormone che stimola la tiroide, e rompi le scatole per far analizzare anche T3 e T4. Ah, ma no, se il TSH va bene, gli altri vanno bene. Non è detto, non è detto. Paghi un po' di più e ti fai analizzare anche T3 e T4. Conviene? Guardi tutto per bene? Fare il tren da solo, mi faccio solo di tren perché è il numero uno, sì, ma chi vuole risultati in ambito bodybuilding, tren almeno col testosterone, almeno col testosterone. C'è un discorso sinergico, no? Sinergico vuol dire 1 più 1 uguale 3, ok? Uguale 3, ah, battutone. Ha fatto la battuta, ha fatto! Poi la dose, oh ragazzi, cioè 70 milligrammi, fanno già qualcosa. A noi si vede come minimo 200, 300, parti con 300 di tren. Non parti con 300 di tren. Parti con, vabbè, 70, non lo farà mai nessuno, lo so. 100, 150. 150, 50 mg 3 volte a settimana. Ma già benissimo. 200? 250? Poi dopo, eventualmente, puoi arrivare a 400. Che è una baggianata, secondo me, perché non ha senso. Se lo dosi bene, se lo usi bene, andando on e off, con 300 sei più che a posto, anche se hai tanti anni di esperienza. Con 300 ti rendi conto che gli effetti arrivano ancora. Ma si vedono dosi veramente da cavallo, c'è delle robe allucinanti, 1 grammo di tren, ho visto delle robe pazze. Come si fa a fare 1 grammo di tren? Ma già 700, che ho visto poco tempo fa, ne parlavo sul gruppo Telegram, ne parlavamo, 700, un atleta Classic Physique FPV Pro, 700 di tren in contest prep. Esagerati, cioè allucinante, 700 di tren. 1 grammo è proprio
non ha senso, cioè ti rovini e basta, ti rovini e basta. Vorrei finire raccontandovi la mia esperienza. La mia esperienza in tanti anni nei quali ho parlato e ho seguito persone che hanno utilizzato questa sostanza. Come funziona? Allora, trend miracoloso? No, assolutamente no. Secondo me, soprattutto negli ultimi anni, si sta esagerando un pochettino l'effetto del treno. Oh mio Dio, sei un ciccione di M e diventi il più figo del mondo. Non è così. È però il migliore? Se devo dirla tutta, probabilmente sì. Se parliamo di ricomposizione corporea, di effetti sulla composizione corporea, il trend, sì, secondo me ad oggi, tra quelli in commercio che si trovano più facilmente, commercio poi in realtà non è in commercio, tra quelli che si trovano più facilmente, è effettivamente il numero uno da questo punto di vista. Mette palate di massa muscolare? No, su questo papà testosterone vince. E poi ci sono composti come gli Anabol, come l'Anadrol, come il Bold e anche un po' meno, che sono nettamente superiori. E quindi per la massa muscolare va bene sicuramente, ma non è tra i top. Così come non è tra i top, come abbiamo detto, per la forza. Tren fa dimagrire? Baggianata! Addirittura, come abbiamo visto, dopo 7 settimane si tende a prendere massa grassa, eh? Non per tutti, ci sono sempre gli effetti individuali, ma attenzione, si tende proprio a fare questo perché sembrerebbe esserci una riduzione del metabolismo basale. Tren tutto l'anno? Sì, ne ho visti. Asimo l'ho preso per 6 mesi, Asimo l'ho preso tutto l'anno e lo prendo ancora. Fisso, oramai c'è una routine. Non ha assolutamente senso a meno che quello di voler morire subito. Subito. È quello. Ti ammazza, ti uccide. Smettila, smettila di farti di tre, piantala, basta. Una cosa, secondo me si esagera un po' con questa trend rage, perché sinceramente ne ho visti proprio pochi. Una cosa vera però è, lo vedi subito, la pazienza. Cioè parli con uno che si fa di trend e effettivamente basta, 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 non ne ha più, non ne ha più, non ti vuole più ascoltare, non ha più pazienza. Zero tempo, zero attenzione, basta, deve andare. Questo è infatti perché il tren agisce anche su recettori dopaminergici della dopamina, che è ormone del piacere, della soddisfazione rapida, e della serotonina, ormone happy hormone della happiness, della felicità, per essere più precisi, della soddisfazione che concilia il sonno. Qui una lista infinita di effetti mentali sul mood, sull'umore anche, ok? Destabilizza l'umore, crea ansia, crea alertness, sei sempre un po' agitato, dice, mio Dio, adesso arriva qualcuno, porca miseria, quello ha scoperto che mi faccio di tre. Sei agitato, ci sono poi 8000 integratori, se volete li vediamo magari un altro video dove faremo magari la seconda parte del trend, dove andiamo a parlare di altri dettagli, come integrare, come comportarci, come gestire a meglio un ciclo di trend. Ora, questo è stato il video sul trend. Spero davvero di essere stato d'aiuto per chi pensa di farsi di tren, non farlo, per chi si sta facendo di tren. Prendi tutte queste precauzioni e smetti di farti di tren. Ok? Cicli, non cicli, farlo tutto l'anno non ha assolutamente senso. Mi raccomando, le dosi. E signori, che vi facciate di tren o meno? Se ti fai di tren, fai il sondaggio, eh? Mi aiuti tanto, mi piacerebbe fare uno studio su questo, davvero. Capire quante baggianate ho detto magari anch'io, perché poi lo fanno 1000 persone e tutti mi dicono: guarda, Simo, io ho avuto la trend cough, la trend rage, tutti e 1000, allora la trend rage magari è molto più vera di quella che ho visto io nei miei anni di esperienza. So che se ti fai di trend o non ti fai di trend, è comunque sbatti mettere like a questo video, per cui non farlo, non farti di trend, non mettere like, non iscriverti, troppo sbatti, cliccare, tutto. Vai però sul mio sito a comprare un sacco di cose, specialmente i programmi adesso di allenamento che ci sono super anabolici, push-pull legs, full body, upper lower, oh ragazzi, programmi, non schedine di allenamento, programmi fatti in maniera molto più seria e dettagliata. Cioè ogni allenamento sai esattamente cosa devi fare. Sono 6 settimane, hai 4 allenamenti a settimana, sono 24 allenamenti precisi. Serie ripetizioni, RPE, sforzo interno. E allora, come sempre, seguimi poi in Scandinavia, quindi Svezia, Finlandia, Norvegia,
Seguimi su Instagram, Facebook e TikTok. E allora noi ci vediamo al prossimo video dove parleremo di alimentazione, di sostanze anabolizzanti, steroidi, ma anche di bodybuilding natural, di bodybuilding in generale, di allenamento. E grazie a te che sei rimasto fin qui a vedere questo video. Che pazienza che hai, sei il numero uno. Saluti.